Eccoci qui, siamo di nuovo alla Galleria dei Saraceni, che è stata riaperta. Adesso è anche tipo carrozzabile, ma noi ovviamente siamo a piedi. Vieni Ambra, ci avventuriamo in questo freschello. Giulio, cosa ne pensi? È ancora molto molto lunga prima di arrivare in cima ai nostri 3000 metri del Segura. Accendiamo la luce. Ecco, come potete vedere c'è una macchina. Questo per farvi capire che si può passare. Con dei fuoristrada ovviamente. Ma boh, là c'è anche un lago da attraversare. A piedi noi però siamo. Bene, passaggio con le macchine finito. Non ce l'ho assolutamente con i fuoristrada. Anzi, probabilmente dopo ci passeremo anche noi qua dentro per tornare a casa. Ok, adesso si comincia a salire realmente. La nostra cima è più o meno lassù in mezzo alle nuvole e si parte col vertical. Quindi qua c'è un fiumiciattolo, l'abbiamo appena scoperto, non lo sapevo. È un'oretta scarsa che camminiamo. Ci stiamo avvicinando bene alla cima, che è lassù. Siamo partiti da Pramand, abbiamo lasciato la macchina lì. Ci si arriva con una strada sterrata che ogni anno è sempre peggio, quindi se non avete un fuoristrada non fatela. Abbiamo fatto la Galleria dei Saraceni, come avete visto prima, a piedi, molto bello. Adesso ci fermiamo un attimo su questa roccia, magari beviamo un po', mangiamo qualcosa. E cioè non mangiamo niente, beviamo solo un po', anche Ambra beve un po'. Ambra le sta piacendo un sacco, cioè lei comunque considerate che qualche annetto ce l'ha e comunque sempre in prima fila ci sta dando merda. Abbiamo trovato il paradiso terreno, direi. Abbiamo trovato la fonte della giovinezza, direi, e si trova su di qua. La velocità delle nuvole è impressionante. È in questo momento che persone come i cani non hanno alcuna difficoltà, mentre noi bipedi sì, siamo quasi arrivati. Cioè non è faticoso, ma abbiamo scelto un sentiero veramente di merda. Cima. Eccoci qua, neanche il tempo di arrivare, di fare due foto di rito, che Giulio ha già tirato fuori il pane per mangiare. Mamma mia, che piemontese. Tempo di percorrenza 2 ore e mezza, dai, perché in realtà non l'ho manco stoppato. Stoppiamolo. Ok. Vero Ambra? Bene, è stata una bella avventura. Noi ci perdiamo nelle nuvole. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao.